Il limone mi fa vomitare. No, ma guarda questo piatto, ma se mi metto le palme, metti questo piatto qua. Giusto. Ma io sta cosa non la sapevo. Ma è giusto, siete, assolutamente, la birra. La birra. Santi Dio, santi Dio. Te l'ho detto, ma te ci caschi sempre. Oh. Come no? No, ragazzi. Ma come no? Sì. Questa roba. Ma sono vuote. Sono sì, due vuote, ragazzi. Questa è ancora vuota. Questa si può ancora usare. E vedo che le feste stanno andando bene. Porco Giuda. Quanto vedete? Ma siete ragazze. Babushka. Vabbè, non ha canal. Era babushka. Vi siete divertiti un sacco ieri? Sì, ma era solo un pre-party in realtà. Sì, esatto. Sono soltanto 2, 4, 6, 7 bottiglie. Dobbiamo finirle. Ma no, quelle forti. Ah, le... Stoiki Baba. Stoiki Baba. Ragazzi, è tutto merito. Non babushka e nonna. Tutto merito nostro? È tutto merito. Questo? In cui vi siete ritrovati una mattina dopo la festa, il russo si chiama... Pachmielie. O Badun. 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 Come stai? Badun. Va bene, sappiamo che state malissimo adesso, questa mattina. Ma che faccio? Ma non vi preoccupate, c'è sempre la medicina popolare russo contro Pachmielie. Ma pazzesco. Ma che bello. Speriamo che coinvolgano anche alcol o qualcosa, sostanze. Io non mi sono... Ma è ubriacata? Santa! Sarà compito nostro. Capodanno! Non ti preoccupare. Rispondi tu a questa, io. Da. Va bene, chiudi gli occhi. Vai. Questa qua è birra, è la piva. Panache, la panache. È una panache. Beh, vedi che è annacquata. Ma cos'è? Piva. Pilska. Piva. Piva. No, pisca. Pisca. Pisca, no. Vabbè, ma sono ancora reduci da Capodanno, ragazzi. Ancora... Abbiamo la birra. Non so se birra, perché è troppo frizzantino. È birra, è ottimo rimedio dopo sbornia. Ragazzi, buon anno. Buon anno. Buon anno arrebbiato. Come si dice? Aspetta, Novi God, dai. Lo ricordi? Novi God, cioè la canzone Novi God. Alla salute. Cheers. Giusto, per mantenere il livello. Perché sennò si scende giù, invece. Ovviamente c'è quella teoria italiana che dice che il giorno dopo una grande bevuta, quando sei sbronzo, bere un pochino di alcol ti fa... Innalza il livello. Ti fa sentire un po' meglio. La birra è la cura, ti giuro, proprio funziona. La birra è anche la Coca-Cola. Yes. Comunque, quello che vedete è la birra e per noi rappresenta la parola apachmelizza, a bere l'alcol la mattina dopo sì. Giusto. Ma io sta cosa non la sapevo. Ma è giusto, siete, assolutamente, la birra. La birra. Provate la birra come un rimedio contro la sbronza. Certo. Sì, cioè secondo me ha senso questa cosa della gradazione alcolica. La consiglierò. Ragazzi, lo citate come rimedio? Sì, noi citiamo come rimedio. Da. Gli assa che la senti. Da. Ok, allora andiamo avanti, che del sì, 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 sì. Allora, questa la lasciamo qua, no? Ta-na-na-na. No, questo latte. Mi preoccupa. Non è latte. Kefir mit vodka. Un kefir alcolico. Un kefir alcolico. Allora già mi sta incuriosendo. Vai. Okay, assaggiamo. È strano. Madonna, che schifo! Santi Dio. Te l'ho detto. Ma te ci caschi sempre. Che ma secondo schifo! Te i russi possono... Ma che cos'è? Sa di capra. Ma fa schifo, cos'è sta roba? Ah, senti un po'... No, no, non adesso, adesso la bevi. Cazzo, è buono, che cos'è che è questo? Aspetta, cosa sapore strano. Ma è buono. C'è un retrogusto salato. Ragazzi, questa bibita si chiama Tan o Airan ed è latte fermentato con il sale. Si aggiunge un sale. È anche frizzante. Ma non è alcolico? Non è alcolico. È latte e sale. Non è alcolico. Fa bene allo stomaco, ti fa bene all'intestino. Sì. Sì, però... Mamma mia, che schifo. No, ti giuro, è disgustoso. A noi sai cosa serve? Un bicchiere non ci basta. Noi dobbiamo far mangiare direttamente alla mucca chili di sale e ci attacchiamo direttamente alla mucca. Alle mammelle della mucca. Cioè, latte,
fermentato, cioè vuol dire che è lasciato da qualche giorno, col sale, ok? Niente. Mi piace questo, è buono, però è buono, mi piace. Sì, sì, cioè, oddio, il sapore è un po' così, però se funziona, ci sta, cioè, il sapore. Ti è piaciuto? Io piuttosto mi tengo mal di testa, è quello che ci dovrebbe essere. Ma ragazzi, la birra è molto meglio. La liquirizia. Pastiglia di carbone vegetale. Ma quello... ah, che brava! Perché stavo questi qua tu li ingoi e assorbono lo schifo. Lo assorbono. Allora mangiamo. Aspetta. Mangiamo tutto. Oh. C'è una cosa nera che ti fa scorreggiare come un cammello. Mangio, mangio. No, è vero, sì. Non si mangia. E così, meglio. Come si mangia? In farmacia, parafarmacia esiste, in erboristeria, però serve soprattutto quando hai l'aria nella pancia per sgonfiare. Esatto, non serve come rimedio, cioè non è usato come rimedio anti-sbronza. Si prende quell'acqua. Ma tu non ce l'hai messo. Non ce l'hai dato, non ci hai messo là. Così, giusto così, sono il filo. Dobbiamo aspettare che piove, capito? No. Chi è che sono così? Dove? Marilyn Monroe, Cindy Crawford. Brava! Vediamo contro l'intossicazione. Alimentare anche. O alimentare o quando hai bevuto. Allora, questo ce lo portiamo a casa. No, in Italia questo è veramente era famoso per quando hai aria nello stomaco e ti fa... cioè, è proprio... miglior rimedio comunque è sempre non bere troppo, non esagerare. Poi se uno esagera, qualcosa deve fare. Qua iniziamo a ragionare. Questo dal colore a me sembra tipo un whisky annacquato con acqua. Ci sono dentro delle erbe. Delle erbe. Aspetta. Oh. Mal. È quella roba lì verde, lunga. Che cresce sugli alberi. Il cream. No. È arrivato dopo. No, questa è l'acqua del citrone sotto aceto. Schifo, non lo berrò mai. Ah, io sono curioso di assaggiare il sapore. Wow. Ah, mi incuriosisce. Sai cosa è importante? Sì. Crederci. Benissimo. Quando credi anche acqua diventa vino. Allora, buono. Oh, però sai, ha un perché? Sì, sì. Sono d'accordo. Ha un perché, cioè... aspetta, ha un perché. In Sicilia noi la salamoia la usiamo come condimento per le verdure durante gli aperitivi, per esempio. Io non l'ho mai... devi venire in Sicilia. Non l'ho mai usata. Sei contenta? Sì. Sì, tante volte. Allora ragazzi, è salatissima. Ma non ci siamo comunque. Ma anche se aiuta? Anche se aiuta? No, resto a letto. Ragazzi, devo dire che questo è il rimedio più diffuso in assoluto. Quello che rimane dopo le feste. Quello che avanza dopo le feste. Questa ricetta è antichissima. Vedi? Vieni dai tempi di più grande. Sempre lì. Non l'avete mai sentito di questa cosa? No. Abbiamo fatto più video tanto tempo. Sì, io non scelgo. Come rimedio, ecco, se io dovessi scegliere fino adesso uno dei rimedi, questo sarebbe il rimedio. Io lo abbinerei sicuramente con del ginger ale. Ti stai già sognando un cocktail? E devo trovargli la base alcolica, sì, a quel punto non so se può essere gin o vodka. Voi il rimedio contro famiglie state pensando all'altro alcol. Ma noi abbiamo dei problemi con l'acqua, sì. Quindi... abbiamo dei problemi seri, secondo me. Ah, quello che ho detto prima, il caffè con limone. Che schifo. Fa schifo. Ma stiamo scherzando. Sì. Il limone, ce lo devi spruzzare. Dentro. Ah, devo metterlo ancora, non ce n'è già aggiunto. No. Il limone mi fa vomitare. No, ma anche questo piatto, ma sembra in mezzo alle palme, di sto piatto qua. Pull. Ma, cioè davvero, no dai, è veramente una roba schifosissima il caffè con limone. No, il caffè con limone non si può. No? Il caffè con limone, anche quando è tipo mal di testa, però sì, il mal di testa. Lo metto dentro? Devi proprio fare così. Ok. Sai che io questo però l'ho già sentita da qualche parte. Non l'ho mai provato perché mi fa un po' schifo, però... dai, un ma perché? Piccolo sorso, ormai la pasta col limone. Ma dai, ma tu lo pucci anche, ma che schifo. Ma come si fa? Cioè, tipo così? Ah, dentro! Ah, dentro? Sì. Così?
Di la verità, pensavi peggio? Pensavo peggio. Lo sapevo, pensavo però poi leggo le pensiero. Pensavo peggio. Cioè... No, non è malissimo. Pensavo... Ah, fa schifo però. No, dai, non si può, cioè, proprio... no, ma è una roba... Non è malissimo. Non è malissimo. Ma non so scrivere, lo bevo tutto, cioè. Dammi il tuo passaporto che ho tutto. Italiano. Non è male. La vedo tutta. In Italia, caffè con limone non esiste. Ma ti pare? Ma stiamo scherzando? No, in Italia, cioè... Ma... Da noi abbiamo tantissimi articoli su internet che raccontano che esiste un caffè romano e dei caffè con il limone, è vero? Che cosa? Caffè romano? Cioè, romano di Roma di adesso? Non ma no, Roma. Ma sarà dei tempi dei romani. Ma, ti... ma no, alla romana romana. No, se vai a Roma te pigliano del corcano de botte, altro che... È no. Più simbolo del caffè del Duomo di Milano, capito? E tu lo rovini col limone. Si può, non si può. È come mettere il ketchup sugli spaghetti, eh? Vi vedo che lo fate ancora, vi vedo. Io sono... ma io non ho problemi. Pazzesco, pazzesco. Bravissimo. Massimo. Le uova sode. So, questo sì. No, questo qua è crudo. È crudo. Dagli più. Il fatto che non... No, è crudo. Ah, devi dargli più... Sì, ma... No. Io zero. Codarda fino al midollo. Codarda. Alla cocca te lo butti su uno. Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Ma si può fare. Mio padre e mia mamma mi ha sempre detto: non mangiare le uova crude che muori. Ragazzi, non fa bene. Non fa bene. Cioè, mangiare le uova crude è un pericolo. Cioè, sì, pericolo. Sì. Ti rendi solo mangiare. Sì. E con le uova crude. Sì. E... Cazzo, c'è scaccomatto. Volete assaggiare? Fabio, se volete, se no? Io sì, perché sai che assaggio tutto. Però voglio togliere i pezzettini perché mia mamma mi ha sempre detto: se quando fai le uova mangi un pezzettino di guscio, muori. Veramente? Fabio, ma che bestia. Ma che bestia. Ma... Non lo bevi? Ma assolutamente no. Dai. No, vabbè, dai, facciamo finta. Ma Chino, ti faccio vedere come no. Si rompe. No, fai vedere. Perché io bevo con te. No, fai vedere come si beve. Così. No, sì. Mm. Secondo me questa è un'ottima cura. A posto, bravi ragazzi, un applauso. Grandissime, bravi. Chisca. Cosa vuol dire chisca? Micino. Comunque piano. Vedi. Spasiba. Ma già sta. No, a lei, non a te. Ah, scusa. Non l'ho mai provato, però secondo me è vero. Continuo a dirlo. Non buttarlo questo, poi voglio fare una foto. Che ce l'hai fatta? Sì. Comunque, ricordati, se dovessi invitare a cena una ragazza, non ordinate le uova. No. No, perché se no torni a casa da solo, questo sappido. Adesso divento una cantante lirica. No, ma secondo me veramente fa bene comunque questa roba, è piena di proteine. Però tu è più carino, hai fatto il buchino giusto, io... No, comunque, beh, un'esperienza interessante. Mi insegna a non ubriacarmi mai in Russia. Mai più nella vita. No. La cosa migliore è bere sempre responsabilmente, non guidare se bevete. Esatto, noi come vedete giochiamo sempre un po' con tutti i temi dei nostri video, ma la morale deve essere sempre seria, quindi mi raccomando, come dice Fabio, bevete responsabilmente. Ma così che canzoni facciamo? Papi sedeti na nascanare. Papi sedeti na Stein Frau.
erano quelli. Noi eravamo lì, no, ma ci stava. Io non sono un professionista, scusate.